ad un certo punto della carriera di un artista, una major e i soldi cambino la sua visione e il suo modo di fare la musica? Per niente no. Dipende dall'artista. Tutto quello che tu vedi, tutto quello che io faccio è al 100% un'espressione di chi sono io come persona, al 100%, non c'è niente di finto. Non ci riuscirei proprio fisiologicamente a lasciare una persona influenzare le mie scelte, no? Io non ci riuscirei. È un grandissimo mito da sfatare, come hai detto tu, quello della major, soprattutto in questo momento, perché il mio rapporto, io posso parlare di me, il mio rapporto con la major, quando ho firmato con l'Universal, le parole in studio furono: fai il tuo disco, non ci interessa neanche del singolo, è il genere che va, è il personaggio che va, è la storia che tu racconti che va. Se hai un singolo forte, tanto ti guadagnato, perché possiamo allargare l'audience, ma se tu non ce l'hai, io so che funziona lo stesso, perché c'è un numero di persone che vuole la tua storia. Quindi non mi hanno mai messo pressione, non mi hanno mai fatto pressione. Bisogna pure dire che è una cosa degli ultimi... Gli ultimi anni? Cinque, io ho firmato tre anni, Io mi sono trovato a fare dei colloqui prima ancora di ok, ma il singolo dov'è? Ok. No, il singolo non c'è, questo è l'album. Ah, non ci interessa. Vabbè, pure io. Fatto e finito, quello è l'album che poi è uscito, è stato il mio album di maggior successo. Certo. Però mi sono sentito lì dalle stesse persone, con cui, poi col tempo... No, dov'è il singolo? Io non posso lavorare a questo disco. Ok. Tanto che ora ti dicono, tu fai quello che cazzo ti pare, tanto sei bravo, a noi ci piace, la gente piace. Ora lasciano molta libertà. Suo tempo volevano interagire. Le stesse persone che non avevano cognizione di causa per interagire su un disco mio o su un disco suo, perché comunque tu c'hai ben chiara la tua visione e non permette a una persona che viene da tutt'altra... un'altra situazione, dire metterei una base un po' più frizzante, sai, che dici no.